Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B-Square Gaming, come al solito. Allora, la scorsa era una live, stiamo giocando la versione rimasterizzata su PC, quindi un'altra risoluzione in Ultra HD, alla fine non starò a dirvi la risoluzione. Abbiamo visto che abbiamo dei grossi problemi di inventario, ma in questa fase editeremo il più possibile per cercare di, tra virgolette, diminuire il vostro disagio tra un passaggio e l'altro, quelle parti legnose del primo di tutti i Resident Evil. Nulla sarà lasciato per chi sta seguendo questa guida, questo gameplay, nulla verrà lasciato al caso. Mi raccomando, che non posso parlare. Vai. No, fai finta che ci sia anch'io, così. Ma mi è passata la voglia. Ti è passata la pallantina. Comunque, quella roba lì che abbiamo visto allo scorso video, sì, serve per aprire la botola. Ma manda quella stronza in lockpick. Sì, adesso mando, che così e posso andare a riprendere tutto. Però non mi è venuto in mente che avevo un sacco di capelli di sto tipo. Te. Mi piaccio? Mi piacevano un sacco i capelli di sto tipo. Che sono quelli di quell'epoca lì, se ci pensi, tutti i Tekken, tutti... Allora, ricordiamo che la tipa invece è sopra. E adesso? E dobbiamo passare alla tipa. Badabum. Badabum, 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 cia cia. Sì, prendilo. Ma va, sì. Che stra... Oh, c'è un oggetto! Magia, ma chi l'ha mandato su? Uno zombie! Pensa che dovresti mandarle anche tutte le erbette, una per una, fargli combinare, riprendere. Ah, sì. Cioè, devo dirgli, usa sì, il... Devi dirle usa. Sondino anale. Usa, usa. Però io devo capire ancora come mandare parte dei proiettili. Cioè, non è che glieli posso... Non so se quello sia possibile. Comunque, tu tutte le piantine che tu in teoria adesso, tutte le piantine che abbiamo trovato in video prima, dovresti prenderle una a una, portargliele, fargliele combinare, riprenderle. Merda, sparare questa... ai zombie in fuoco. Sento ancora gente che sbava. Ricordatevi che dovete sempre spolliciare. No, a parte spolliciare, ma sembra dovete anche salvare i proiettili. Allora, stiamo andando a recuperare tutto quello che ci siamo lasciati dietro. Sì, beh, è vero. Cioè, in realtà questo è abbastanza importante, perché essendo un Resident Evil vecchio stanco, non abbiamo certezza sul fatto di avere tanti proiettili. Ok, poi il livello di difficoltà, cazzi e mazzi, va bene, ma è meglio comunque non scialacquare. Esatto. Ok. Già c'è la roba per terra. Ma sì, lo so, ma però mi pare che non potessi prendere una piantina rossa. Si va per priorità, dobbiamo prendere qualcosa per andare avanti. Ma comunque soprattutto... la piantina rossa in realtà serve solo per potenziare quella verde. Tu sì, avendo già legato tre verdi, in realtà non ti serve. Quello c'è anche da prendere. Questo qui. Cos'è? L'ha preso? Sì, l'ha preso. Ok, che culo. Questo treno intanto sta andando, ci terei a precisarlo. Cioè, dovremmo essere arrivati... tipo dall'altra parte del mondo. Sì, cioè più o meno. Sai che mi ricorda quel film dove ci sono sul treno che deve sempre andare, deve sempre viaggiare, perché se sì, è tipo... quello coreano Snowpiercer. No, che ha fatto che gira il mondo. Perché è ghiacciato. Perché è molto ghiacciato. Sì, il film è coreano. È coreano, io ho visto la versione americana. Sì, com'è, sì, no, coreano? Quello è proprio coreano. Cioè è il regista è coreano. Oh cazzo, Snowpiercer. Okay. C'è di tutto. Non è che bello Snowpiercer, è interessante, aveva le risvolti carini. Tipo? Avevi tante cose. Senti, io questo lo devo lasciare. Quanti colpi? Che abbondanza di proiettili per il fucile. Dipende, cioè, io spero che ci sia tipo la possibilità prima o poi, esatto, di avere il cassone e allora piangerò. E questo è un altro grande classico di Resident Evil. Ma ci sono? Che tu sappia ci sono? Non mi ricordo, francamente. Vabbè. Allora ragazzi, abbiamo preso tutta la roba che si poteva prendere. In verità abbiamo solo un medikit, quindi speriamo di non ricevere. Cioè, come vedete lì c'hanno tre piantine. Pesanti attacchi, però almeno sappiamo dove tornare. Al che dobbiamo ritornare nella cucina, e voi non lo vedrete, però avete visto benissimo la strada, perché nella cucina c'è un pannello da aprire. C'è un pannello da aprire che quello per terra. Esatto, per terra. Quindi apriremo un pannello. Perché ogni tanto sento dei suoni inquietanti. Avvicinati! No, è vero, anche questo è da spiegare, effettivamente. Tutti i caricamenti che vedete, sia per le scale che per le porte, perché una volta i giochi avevano bisogno di tempo per caricare gli ambienti. Esatto, e quello era un espediente quindi... per non lasciarti la schermata nera. Il passaggio ha un gusto, mi piace. Ma a noi piace così, Giulio. Angusto. Angusto piccolo e pieno di zombie. Possibilmente qui non ce ne sono, quindi sarà molto, molto. Dicevi?
C'è un altro spray in composto. Assopigliato. Questa. Ah, ok. Quindi c'è l'ennesima cosa portare. Che posso portare. Aspetta un attimo, però. Lui. L'ha uno usato. Slot dovrebbe averlo. Oh, così mi piace. Tanica di carburante. Vediamo se serve a qualcosa. Se no, pigli il non spray. Può sbloccare. La porta adesso è aperta. Dai. Porca troia. Ma neanche questo. Dai, te lo fili al glande e lo porti. Ma dai, figa, è un anello. Non è che. Un anello per domarli. E un anello per trovarli. Grazie. Oh. Grazie. Grazie. Adesso prova a vedere se riesce a combinare. Secondo me è sicuro. Tac, perfetto. Puoi vederla anche? No, non ancora perché c'è il secondo. Esatto. Che cazzo l'ha messo lì, il secondo? Nella serratura, diciamo. Vediamo che cosa c'è dietro. Ma qui cosa c'è? Un cazzo, una minchia. Quante emozioni, Giulio. Quante emozioni ti sta regalando questo gioco. Ricordati di gridare al microfono. Di gridare. Sulle mani al cielo. Allora, cosa c'è lì? Lì c'è un cannone, ma che tanto non potremmo portare. Perché? Ah, così proprio, senza fare domande? Ma io sì. Io tiro. Ok. Qui c'è un freno a mano. Ho capito che io. Aspetta, qui noi diamo per assodato. Quindi secondo me serve per arrivare lì, capito? Sì. Rampino. Secondo me serve per salire, eh? Ecco. Esclusivamente durante l'ispezione di tetti difficili da raggiungere, ok? Abbiamo trovato anche dove. Fuori dalla piccola finestra del primo piano del terzo vagone. Te l'ha detto proprio. Meno male, perché se non te ne accorgevi, noi ce ne siamo accorti per caso. Dove ero assicurato il gancio? Utilizzare l'argano per sollevarsi, va bene. Una sola persona alla volta, ma va? Che bello. Chissà cosa succederà nel mentre che uno solleva l'altro, eh? Rampino. Ti ricordi qualcosa? Che... Ah, c'è la bottiglia, giusto. Lì a destra. Ecco, voi dovete fare così e usare il rampino, quanto pare. Il rampino. Infatti comunque è una cosa completamente incomprensibile. Cioè, sembra... Vabbè. Ma allora, usiamo anche lei? Domani. Portiamo anche lei o... No, dai, se vuoi, non so se puoi, Ok. Perché lui ha 15 proiettili. Invece il fatto che sia scritto caution sul tetto del treno, cioè vuol dire. Dici da lì? Qualcosa mi dici? Dici? Non vedo grosse alternative. Anche se in fondo vedo un barluccichino. Calati. Ah! Buongiorno, eh? Puoi sparare, lo sai. No, scusa, volevo... Ah, mi piace. Volevo mirare. È vivo, eh? Non è più vivo. No, ho capito che volevi sparare in testa, giuro. Quello è un coltello. Tanto in questa stanza ci sono due coltelli adesso. Fa ridere, posso dire? Sì. Portagioie. Prego. Apri il portagioie. Ok. Ripiglia la valigia. Ta. Il pento. Ah, sai perché tirava il coltello? Perché? Perché probabilmente più facile ammazzare col coltello. Sì. Ah, ok, prova a premere A. Niente. Fai a fare il culo. Le testate! E sai dove metterlo adesso? Sì, sì, nel culo. Dallo a lui, vattene di là, metti in quella cazzo di cosa. Sembra Lauren, tra l'altro. Oh, e vai! Sì, 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 prendila, prendila, valigia. Sto per tirare adesso una monita allo schermo. Combina, sì, Madonna, e mi ragazzi, si libera. Non avete idea, non avete. Esamina, come prima. Esamina. Sì, 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 sì. Ah! Ricca, eh? Una scheda blu. Quindi serve o per la porta o per là. Serve ad aprire là? Il vagone?
Ne hai due di porte in verità, ne hai una in fondo Sì, e no, una. però quella in fondo serve per attivare sti cazzi. Questo qua serve per aprire. È il primo. Sì, Dove hai incontrato lui infatti per la prima direi, volta? sì, direi di andare lì. Lo sbattimento principale, Giulio? Lo sbattimento principale di questo gioco è che su due personaggi hai 12 slot. Quindi devi continuamente scegliere oggetti da portarti dietro. E la dimostrazione che lo devi scegliere è che sulla mappa vi indicano gli oggetti che lasciate in giro. Quindi è previsto che voi li lasciate in giro e tornate a prenderli Non quando hai più vi servono. bisogno di questa scheda, gettarla via. Non era in fondo. Hai fatto no. Perché in fondo mi This is sembra. Delta Team, Aio. this is Delta Team. We have Chi è gained sta control of gente? the train. Over. Understood. This Uh. does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Dei geni comunque che si guardano ad alta forza. Ma tra l'altro il professor Biondo non è il professore che intendo io, vero? Siamo proprio così. Wesker è il mio personaggio preferito di Resident Evil, tra l'altro. Il Biondo? No, Quello con gli no. occhiali. Perché Perché è il personaggio è più, preferito cioè, è quello che fa più brutto di tutti, il più carismatico. Tra l'altro, cioè, questo è uno spoiler gigantesco in realtà. Cioè, questa scena è fatta chiaramente per chi ha già giocato Resident Evil 1. Perché uno, devi sapere chi è Wesker. E due, ti ha detto chiaramente che la mansion è infettata. Però il fatto che il professore Biondo sia effettivamente lui, scusa, Sì, vado a memoria, spoiler, in spoiler. teoria ha detto anche il laboratorio. Eh sì. Parlava del laboratorio, e il laboratorio è proprio il professore Biondo. Sì, infatti. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Che sguardo intenso, l'occhio della madre. Aspetta, utilizzo il pannello di controllo. Attivazione del pannello di controllo Giustamente. nella seguente area. Scompartimento del macchinista, primo vagone, cabina Madonna. posteriore del quinto vagone. Per attivare è necessario inserire situato nel quinto vagone. In questo modo verranno entrambi. Ok, quindi dobbiamo ritornare indietro. Inserire il codice relativo al pannello. Il codice del compartimento del macchinista può essere inserito. Qui possiamo sdoppiarlo, mi sembra di Sì. capire. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento. Non riusciremo mai. E vabbè, dai, secondo me ci Comunque, ecco, andiamo. secondo me, ad esempio, fare, cioè, un inizio così in I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Cioè, Billy. merda, lui non ha niente. What? Be careful. Yeah. Cazzo, Giulio, abbiamo fatto una Vabbè, cazzata. tanto potrei scambiare la roba. Hai il tempo, che bello. Aspetta, questo? Ti serve? È la scheda. Allora, ragazzi, vi dovete ricordare la tabellina. Ecco, 36. Tutti e tre è un oro. Esatto, la tabellina più veloce, poi l'ultimo numero ce la facciamo. Devi cliccare. Ah, ok. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Vai. Esatto. Tutti 7 e un 4. Tra l'altro lì era rotto, faccio notare. Facciamo domande. Sì, è proprio la strona. Ma poi perché mettere un codice per il freno Ma poi un a mano? codice così, Ma che cioè. senso ha? Che cazzo di velocità andava?
a quanti parsec andava. Parsec. Cioè, più che altro, cioè, considera quanto tempo abbiamo passato sul treno a questa velocità, quanta distanza ha coperto. Non so, tanta. Mezzo continente sicuro. Ecco, lui con la testa proprio dentro sta il cemento sta proprio bene. Io direi di salvare e dare appuntamento al prossimo video. Perché la macchina da scrivere è sopravvissuta tutto questo? Secondo me sì. Sarà un Olivetti. Sì. Rebecca. Vai a fare culo. Non ci sono finito il capo al treno, scusa. Dai. Sarà sicuramente facile. Bravo, gli ho sparato alle gambe. Non si vede. No, non sono io che sto sparando. Hai lui? Tu stai scappando. Leggi questo tuo. Vabbè, dai, facciamo un po'. La dual shot. Vabbè, morti tutti. Minchia, okay. Spray, coltelli, bottiglie, tutto. Insomma, il coltello ci sta in poche parole dicendo che dobbiamo per forza prenderlo. Non so perché. Come. Cioè. Allora, aspetta, spray. Direi di. Non so che come siamo. Ma vai a cagare. Tu è l'erba rossa, cazzo. Cos'è quello? Un altro coltello. Coltello. Cioè, ma lui c'è una mania di coltelli. Minchia, sta mania. E ho altri 7 coltelli. Cazzo, sarà un dramma tagliare questo video. Cioè, tu non mi puoi credere, vai. Ci credo invece. Puccia. E che vai. Puccia il biscotto. Vuoi che non ci sia nessuno zombie che si alza da questa situazione? Invece. Fatico un po' a crederlo, ma va bene così. Io vorrei salvare, ragazzi. Tutto questo mi piacerebbe salvare. È bello perché. Ok. Non siamo nella mesh. No, però lo sembra. The Umbrella Research Center? È il ritratto di Dorian Gray. Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Però una bella voce. Lui è il controllore degli schifi. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Molto bene. Comunque non è quella casa, ma è molto molto simile. Sì, io però vorrei salvare. Cioè, no, nel senso. Sono quei bisogni principali, no? Che uno. Voglio salvare! Fissato, però. Voglio salvare! Basta! Basta! Un foglio, dei proiettili, qualcosa lì. Sì, 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 prendi. Già mentre prendi tutto. Lockpick. No, quello è qualcosa da infilare da qualche parte. Infatti, sai che ti dico? Coltello. Ciao, ciao. La cosa più sacrificabile in assoluto. Sì, cioè, perché. È mai servito a qualcosa, è tutto onestamente. No. Ma qui. Perché se usavi il coltello vuol dire che eri disperato a dei livelli rari. Spari in alto, eh.
Sì, lo so, però prima vorrei vedere se c'è qualcos'altro, tanto questi sono abbastanza lenti. E no, ma no, sai come la pensi, no? Cosa c'è? Cos'era lì per terra? Ah, quello che lo noi. Ok. Zac, come si faceva un tempo. E te ne andavi. E mo te ne vai. Ecco, ok, qui abbiamo stabilito che non c'era la macchina da scrivere. No. Ora, vorrei sapere dov'è la macchina da scrivere. Sarò... Ecco, indovina questa roba qui che cosa servirà. E devi poggiarci qualcosa e poi... Cioè, mi fa venire... tutto torna, no? Quante porte ci sono? Lì ci sarà un quadro da inserire, a quanto pare. Ma è un quello quadro o una porta? È una porta, scherzato. Però è chiusa. Ah, ok. Servirà qualcosa con l'orologio. Ok, qui no. Dove cazzo hai messo la macchina da scrivere, modello? Io voglio la macchina da scrivere. Voglio la macchina da scrivere. Ma io voglio terminare questo video. Che voi magari sono di un quarto d'ora. Questo è un segnale d'aiuto. Pure. La stanza della conferenza è umbrella. Eccola. Ragazzi, però mettetelo nello scatolone. Dai. Beh, qua potrebbe esserci, eh. Dicevi? Potrebbe. Dove lo vedi te? Potrebbe, ho detto. Però c'è da dire che questo gioco mi sembra fatto apposta per farti lasciare la roba in giro, quindi... Ho fatto una cazzata, no, no. Perché? Perché lui non ha il link? No, perché prima prendo il... Ah, minchia, mi hai fatto paura, Framo. Pure tanto. Pia anche gli altri, allora. Aspetta, eh. Sì. Vuoi lasciare... No, no, le porto tutte dietro finché posso. Ma ci sono dei... sì. Bravo. Ma almeno sono gentili, figo. Anche perché se li avevi lasciati sul treno... Saludos, amigos. Sì, ti immagini. Minchia. Sì. Salva. E detto questo, ragazzi, noi vi diamo appuntamento alla prossima. Questa non è la serata horror. È un remastered di Resident Evil. Quindi mi raccomando, belle spolliciate. Vogliateci bene. Anche perché se facciamo una fatica che non potete, ragazzi, non potete neanche immaginare. Per i tagli voi non avete idea, guarda. Ci sono cose che voi umani, che né io né lei, caro architetto.